parte dal 2001 per poter assaggiare e si fa. Scherzo, no, c'è anche quello. Allora, 2003, allora vendemmia ottima, ottima o eccezionale? Ottimo vuol dire buono, eccezionale vuol dire insomma il solito. Vendemmia ottima, inverno moderatamente piovoso, abbondanti piogge in primavera, mesi estivi caldi e asciutti, con una pioggia restauratrice nella seconda metà di agosto. Vendemmia iniziata il 4 settembre, la prima volta in assoluto una vendemmia tanto anticipata, si è parlato, ricordate, nel 2003 si è parlato tantissimo della maturazione già raggiunta a agosto, e infatti il 4 settembre è veramente un record. Uve comunque sane e ben mature, buccia molto spesso ricca di colore, mosto ricco d'acidità, e questa è la cosa straordinaria insomma del 2003, che comunque le uve erano sicuramente ricolme di zuccheri, ma insomma l'acidità cominciava a andarsene, pH piuttosto alto, vinificazione normale 14 giorni, e però appunto soltanto l'annata, la riserva del 2003 l'hanno fatta pochissime aziende, appunto di nuovo mi sembra Col Dorcia l'ha fatta, e il sì, ma insomma si vedrà il prossimo anno, ma insomma annate sicuramente dove chi fa ovviamente grandi numeri magari riesce a trovare qualcosa, ma altrimenti si cerca di lavorare bene sull'annata. E dicevamo appunto, vino, probabilmente il vino premiato forse da tutte le guide quest'anno, che si sono trovati d'accordo, e a Montalcino uno dei pochi, insomma direi non più di 10 vini che nel 2003 effettivamente hanno espresso, hanno dato il meglio di sé. Andiamo a nel bicchiere, ecco un colore direi quasi insolitamente scuro, molto decisamente pieno, decisamente abbastanza intenso, siamo a primi accenni di granata, ancora si può parlare di qualche ricordo di rosso rubino. La sensazione in bicchiere è comunque di un vino di un discreto estratto, abbastanza quindi ha una consistenza buona. Andiamo a annusarlo. Ecco, sentite profumo, sensazione molto dolce, sensazione molto invitante, si risente forse quasi la pesca che si era sentito all'inizio, mi sembra nel 99. Si sente queste frutta, fiori, fiori appassiti, un putpourri, si sente una vabbè, ora ha messo in testa la scorza d'arancia, qui si sente tanto la scorza d'arancia in effetti. Colpa di Gambelli. Colpa di Gambelli, no, appunto, te me l'ha inventato oggi, poi Gambelli non ne posso dispostire niente. Poi ecco, diciamo la frutta va giù, effettivamente si può sentire la marena, si può sentire di nuovo il ribes nero, sensazioni più, una frutta più da uva appunto leggermente più internazionale in questa fase di vita, sensazioni leggero accenno floreale di giaggiolo, e ancora qualche traccia di vinosità, qualche sensazione di freschezza. Poi in fondo è un vino che si può già bere ora, però effettivamente è un vino estremamente giovane, insomma in fondo è l'ultima annata in commercio, il 2004 è già in bottiglia, ma insomma non sarà pronto prima in commercio prima del da giugno, no? Che è in bottiglia mi sembra, o da il, insomma, forse un pochino prima, insomma comunque più o meno e fino a insomma gennaio, quindi l'ultimo, e andiamo a assaggiarlo. Ecco, sentite che il tannino è ovviamente molto presente e avvolge, soprattutto rispetto al 2002 che ne aveva veramente una traccia, un tannino avvolgente, pieno, come dice Baracchino, tre quarti più di bocca, lui dice fa tre quarti, mezzo, insomma, ma a bocca sicuramente ampia, un tannino che riempie tutta la bocca, e sensazione fruttata che rimane molto, sentite questa fragola, sensazione in bocca molto, molto decisa, sentite in bocca viene fuori anche un pochino di riviene fuori un po' di liquirizia, riviene fuori un po' sensazione di cuoio, di una nota molto, comunque sempre molto fresca, è chiaro in bocca, poi questa acidità, questo tannino si sentono,
una punta di sapidità che lo rendono un vino sicuramente molto duro. Però ecco, la cosa importante è che nel 2003 i problemi erano due: i tannini non maturati, perché vendemmiando il 4 settembre non è detto appunto che i tannini siano arrivati effettivamente a maturazione, e l'acidità eventualmente bassa e esagerato cottura dei profumi. Ecco, oggi profumi, diciamo, cotti assolutamente non si sentono, anzi sono molto sicuramente carnosi, pieni, però ecco, frutta cotta un po' grossolana direi che non è presente per niente. Anzi, un vino che insomma ricorda, vedete, sembra quasi un po' nebbioleggiante questo sangiovese in quest'annata, cioè qualche sensazione. Ora infatti qualcuno ora se si offende io un altro a Maurizio e penso tutte le volte dico qualcosa su Barolo offendo qualcuno, quindi cerco di nominarlo il meno possibile. Però anche quando dico qualcosa su Brunello, quindi alla fine non posso esprimermi nessuno. Però ecco, sicuramente rispetto a altri 2003 che risultano più duri, più aspri, un po' più, questo ha un discreto equilibrio, cioè questa alcolicità appunto stranamente bassa, che spesso il 2003 è stato, al di là della rinfrescata con le altre annate, il tannino un po' verde e l'acidità un po' scarsa, dall'altra parte aveva grande alcol, poco estratto, insomma dei vini che si reggevano in piedi in maniera abbastanza precaria. Invece questo è decisamente piacevole, invitante, sicuramente giovane, da bere ora, un po' tagliente, un po' aspro, quasi la sensazione è aspra, quasi citrina, ci rimane in bocca. Però appunto direi che si può anche bere ora, noi l'abbiamo, lo vendevamo al bicchiere qualche mese fa, chiaramente sullo stracotto in umido che facciamo noi, sullo spezzatino di pelliccia, ma la situazione chiaramente con un po' sarebbe di molte patate e poca ciccia, comunque uno spezzatino in umido con carne non proprio insomma di primissima scelta. Lo stesso sul peposo, noi lo facciamo senza pomodoro, quindi non c'è quella sensazione di acidità che va aggiungersi al vino, la carne di muscolo abbastanza consistente che fa salivare, questo tannino riusciva a gestirlo molto bene. Questo è un vino per esempio viene molto fuori sicuro nel bicchiere, appunto là questo va di quelli che riassaggiati dopo un po', essendo così giovane ovviamente ha bisogno di più tempo di apertura per essere a suo agio, quindi magari lo riassaggiate fra un po'. Ecco, adesso magari è interessante riassaggiare, adesso che siete arrivati in fondo,